Prima di iniziare il video, fai un salto su fandomia.com e fai il tuo acquisto con il codice sconto JAX dal link in descrizione e nei commenti. Nuovi rumor per quanto riguarda Across the Spider-Verse. Chiaramente parliamo di altre varianti di Spider-Man. Sembra che questo film sarà farcito di varianti, ce ne saranno veramente tantissime. Tra questo e anche il sequel 2024, Beyond the Spider-Verse. Veramente molto curioso di vedere come verranno gestiti questi due film, di che cosa si parlerà, a parte del multiverso, qual è effettivamente la trama del film, ma per quanto riguarda appunto queste varianti, ragazzi, a quanto pare vedremo i tre Spider-Man, ma Maguire, Garfield e Holland sono sempre in mezzo a qualcosa, sempre in mezzo, anche se poi da vedere se saranno dei cameo, se saranno insomma qualcosa di importante oppure qualcosa di così, un piccolo passaggio momentaneo nel film e poi arrivederci. Inoltre, a quanto pare, vedremo lo Spider-Man degli anni 90, del cartone animato, cartone che hanno amato veramente tutti, e anche addirittura spettacolo, uno Spider-Man che molti ancora oggi stanno richiedendo a gran voce. Ma non è finita qua perché, a quanto pare, ci butteranno in mezzo anche lo Spider-Man di PS4, cioè praticamente tutti i migliori Spider-Man, comunque gli Spider-Man più importanti che sono usciti in questi anni, verranno buttati in mezzo a questo film. Poi chiaramente potrebbe trattarsi di un piccolo easter egg, potrebbe trattarsi di una piccola comparsa, ma comunque pare che ci butteranno in mezzo tutti questi personaggi, anche perché, voglio dire, è un film basato sul multiverso, sulle varianti dei vari Spider-Man, quindi ci potrebbe anche stare. Io sono del parere che magari stavolta potevano anche evitarsi le varianti dei film, perché comunque non è che Maguire, Garfield e Holland devi buttarli in mezzo sempre dappertutto. Però vabbè, ci sta, sono comunque molto popolari, sono stati anche citati più volte all'interno del primo film, un nuovo universo, quindi vabbè, ci sta, alla fine è comunque carina come cosa, l'importante è che il film abbia una trama interessante da proporci e che non sia semplicemente un film farcito di fanservice e presenze, ma su questo almeno con Across the Spider-Verse voglio essere abbastanza tranquillo perché comunque è stato uno dei pochi film, il primo, a mostrare un po' di qualità, almeno narrativamente, per quanto sia stato anche un po' semplice, ma comunque diciamo che è l'unico prodotto degli ultimi anni che ha fatto un po' la differenza in casa Sony. Quindi, ragazzi, speranze in Across, cioè voglio averne, perché seppure Across mi delude, veramente qui stiamo messi male. Però dai, credo che nel complesso sarà molto interessante. Staremo a vedere. Voi fatemi sapere quali sono gli Spider-Man che vorreste vedere, anche se credo che li metteranno tutti, magari metteranno anche Spider-Man Unlimited, magari non lo so, veramente potrebbe esserci praticamente qualsiasi tipo di variante, ma staremo a vedere. Nel frattempo devo dire che se i rumor sono veri, hanno praticamente confermato gli Spider-Man migliori, quindi Spider-Man che ha avuto più successo. La serie 90, ragazzi, merita almeno di essere citato perché comunque ha fatto la storia. Mi è capitato di riguardare qualche puntata in questi giorni e c'è da dire che questa serie veramente ha messo le basi per tutti i progetti che poi sono arrivati negli anni successivi. Veramente c'è di tutto in quella serie, di tutto, veramente stupenda. Una serie che ancora oggi merita di essere guardata. Spero che abbia in qualche modo una restaurazione nei prossimi anni, perché comunque è una serie veramente introvabile, ragazzi, introvabile. Se la trovate su internet, la trovate in una qualità veramente abbastanza bassa, quindi meriterebbe un po' un piccolo lavoro di manutenzione, ecco. Detto questo, comunque, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi e abbonatevi al canale, ragazzi, per avere anteprima leak e rumor esclusivi. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti, alla prossima.